Ma mi sembra condivisibile. Io trovo corretto che un cittadino abbia voluto ricorrere all'autorità giudiziaria in un momento storico in cui Napoli era sommersa di rifiuti, in cui la politica non era in grado di dare risposte, in cui c'era sperpero del denaro pubblico e ai cittadini veniva fatto pagare il peso di una nefandezza di quel tipo. Oggi però devo dire, da amministratore che ha risolto l'emergenza rifiuti e da cittadino ora come allora, che noi continuiamo a pagare quella stagione politica, perché se oggi a Napoli sono le tasse alte è perché il comune è in predissesto perché ha avuto quella stagione politica, quel debito pubblico e quindi quelle nefandezze le paghiamo ancora oggi. Quindi la giustizia ha fatto il suo corso, è arrivato con ritardo perché l'emergenza rifiuti ormai è passata da tanti anni, ma trovo tutto sommato una decisione condivisibile. Questa sentenza rischia di creare un effetto domino? No, non lo so, le sentenze riguardano un caso singolo. Io mi auguro che invece il governo fra qualche giorno affronti finalmente nella manovra economico-finanziaria il tema degli enti locali, dei diritti, del fatto che i comuni non possono più andare avanti senza soldi. E soprattutto le gabbie giuridiche vanno eliminate. Voi pensate, il comune di Napoli non può assumere, non può investire, non ha cassa perché sono bloccati i trasferimenti. E noi come facciamo a affrontare i temi così delicati di una città come Napoli? E poi quello che trovo veramente grave è che noi continuiamo a pagare quelle stagioni emergenziali sulla sanità, sui trasporti e sui rifiuti che hanno caratterizzato una stagione politica per fortuna passata. Condivide le parole di Leo Luca Orlando che ha parlato di invito involontario all'evasione? A proposito della sentenza? Ma no, che la Cassazione abbia esortato all'evasione è una cosa che non mi sembra condivisibile. Non diamo un peso politico a una sentenza giudiziaria. La sentenza esamina un caso singolo, un cittadino che si è ritenuto colpito ingiustamente da un fatto grave, ha fatto ricorso all'autorità giudiziaria, quindi è andato dallo Stato e ha avuto ragione, punto. Semmai, più che invito all'evasione, io inviterei, come dire, lo Stato a andarsi a piare i soldi da chi ci ha causato questa nefandezza. Questo sarebbe un tema. L'emergenza rifiuti non è stato frutto di un caso, è stato frutto di nefandezza, incapacità e in qualche caso dolo di commissioni tra politica, affari e criminalità organizzata. L'ingiustizia è che abbiano pagato i cittadini e che oggi paga un'amministrazione onesta per quello che hanno fatto nel passato e quindi io mi auguro che si vada a riprendere il mal tolto a chi ha causato, come dire, il danno.